Vabbè, taglielo, ok, non è niente. Non è niente, vedi che è la guida. Siamo online. Siamo online. Signori seduti, signori, siamo in onda, grazie. Quando Nina bussa alla mia anima, sono certa di averla intravista in un paesaggio onirico. Probabilmente in un'eclisse o in altri riflessi di segni. Mi appare modesta, infreddolita, non posso che accoglierla. Siede sulla poltrona davanti allo scrittorio. Esita nel guardare la foce dell'inchiostro. Presto la sua voce fluisce nel timbro di una narrazione spuria, imponendo un erotismo di verità poetiche, feconda di un insopportabile patrimonio femminile, volutamente non riconoscibile e non identificabile. Mi racconta di un rogo contemporaneo, di un focolare o di un sappa. Con intensità mi suggerisce epifanie, involve in limate agonie, irriverente, porta con sé la voluta seduzione dell'angoscia. A Nina il mondo giunge, non lo attraversa né lo desidera. Per accoglierlo si priva del nome, talvolta perfino dell'identità, portando a battesimo se stessa. Si concede con la grazia dei saggi, con l'eleganza dei matti, nella consapevolezza dell'effimero. Devota null'altro che alla propria coscienza è vertigine di orgoglio. Non attende nulla nel circo elementare delle relazioni. Ha visitato l'inferno e ne conosce le lusinghe, ha graffiato i veli del paradiso stabilendo una distanza con la deità dell'indicibile. Con voce irrisolta, in una doppia focale che la vede alternativamente nel fluire della sua vita, privata o protagonista di ogni incontro, il racconto della carne si incunea in una vena narrativa profana. Nella conferma del sogno sconta obbedienze e vanità secolari, verginità demonizzate, vincolanti lusinghe nella ricerca di una lingua possibile o forse di un silenzio. L'incontro con il maschile mai scelto né determinante evolve in idilli guasti. Il nascondimento del pensiero femminile condanna l'uomo a non essere redento dalla sua parola, redento indispensabile
la vocazione, rendendo indispensabile la vocazione al tradimento. In un continuo scambio fra sintomo e simbolo, Nina impone uno squarcio nella geografia della provincia femminile, compiendo attraverso un obiettivo implacabile di scrittura la propria innocenza. Non ho potuto che spiarla nei capoversi gualciti del desiderio, l'ho incontrata perché sarebbe scomparsa un giorno o l'altro. Nina è stata il fermaglio della mia anima, la ferita sigillata e resa irraggiungibile, lasciandomi infine la volubilità arresa dei poeti e il composto orgoglio della femminilità. Una sparizione o una nuova nascita l'ha sottratta alle mie mani. Mi piace credere che sia vissuta, ma si può ben dire che, non essendo mai stata al mondo, rivendichi l'ampiezza fatale dell'essere donna. Cetta Brancato. Questa è la prefazione che mi ha colpito molto di questa sua ultima fatica letteraria, Mai stata al mondo, edita da Edizioni Neomedia Italia. Un libro sulla donna, Cetta. Sì, non so se è un libro sulla donna, nel senso che non ho pensato come un libro sulla donna. Il mio incontro con il femminile è stato sempre un incontro di grande travaglio. Ho più dominato i personaggi maschili. Sono stati loro forse più docili, più duttili alla pena. Infatti in quella prefazione lo dico, no? Nina viene da un altro mondo che già conosco, è già una donna che avevo già incontrato, che mi aveva dato filo da torcere. Evidentemente il confronto con il femminile fa uscire questa parte di me, che è una parte, cioè mi mette al confronto con una parte femminile che forse paradossalmente si conosce anche meno, proprio perché ci appartiene, no? Perché il maschile in qualche maniera ci relazioniamo più facilmente, dico più facile, sembra più facile relazionarsi con licenziare, non so, il maschile, no? Se non appartiene. Viceversa, ogni volta che io mi sono relazionata con il femminile, il mondo interiore che è uscito fuori è sempre stato un mondo poetico, insomma basta per me, come dire, far suonare quella nota e viene fuori questo. Ecco, non è stato mai pensato, anche perché io non ho mai in genere, non ho mai un progetto di scrittura così lungo, cioè, il romanzo è divenuto così, poteva non nascere o essere un racconto. Invece Nina, insomma, voleva essere raccontato, evidentemente. Ha chiesto di essere raccontato. Sì, sì, sì. Cetta Brancato è una scrittrice siciliana, una drammaturga siciliana, che proprio questa mattina in un'intervista che abbiamo fatto qui a Mundus Mirabilis confessa che ormai il teatro, di non amare più il teatro, di avere un rapporto problematico. E tra l'altro teatro che è singolare, al quale lei si è accostata perché per via di un silenzio. Sì, sì, no, io dicevo stamattina al Massimo, non ho mai avuto un amore fattivo per la scena. Vedo, ho visto anche autori, grandi autori, come almeno in Sicilia, insomma, persone che ho avuto più vicine, diciamo, nel lavoro, come Michele Perriera, come Franco Scaldati. Avevano questo forte rapporto con la scena, no? Si innamoravano, hanno fondato delle scuole di formazione, qualche volta mi è stato anche offerto, anche, non so, anche da parte di Franco, di lavorare con lui, eccetera. Ma io non ho mai ceduto a questa lusinga, perché in effetti la mia vocazione teatrale è rimasta una vocazione letteraria. E allora mi sono ogni tanto fatta innamorare della scena, ho sempre seguito le messe scene dei miei spettacoli, ma così, ma più per un fatto d'amore che di lusinga, diciamo. Da giovanissima evidentemente la scena mi incantava, no? Questo vedere i miei personaggi.
Però col tempo mi sono resa conto che in effetti la mia ricerca, che è nata, ti spiegavo oggi, che è nata da un silenzio, perché i miei personaggi sono tutti muti, non parlano come non parla Nina. E questo mi disperava molto quando ero giovane, questo non riuscire a farli parlare. E allora ho ricorso a questa cifra stilistica, che era l'unica possibile, per farli parlare. Forse se avessi avuto una maggiore vocazione ai dialoghi all'interno della prosa, non lo so, forse non avrei mai scritto teatro, ecco, è un fatto semplice. Poi ci sono entrata, ho avuto momenti di grande amore, ma anche momenti di grande distanza. Ecco, questo è un momento di quelli, e difatti sono tornata alla prosa, con molta soddisfazione, devo dire, molta soddisfazione. Una domanda che faccio a tutti quelli che presentano le loro opere, perché dovremmo comprare questo libro e leggerlo? Forse la prima cosa che si può dire è che è un libro autentico. Ecco, questo quindi, ma oggi è un libro che tenta la letteratura, non sta a me dire se è riuscito l'esperimento, però fra tanto affaccendarsi di storie che ci riempiono inutilmente la testa, sicuramente questo libro scritto con l'anima. E allora io spero comunichi in maniera autentica. Quindi ci coinvolga in questo processo di autocoscienza. Sì, e comunque appunto tenta la letteratura, cioè tenta quindi il sogno, tenta l'eversione. Credo che sia un libro profondamente eretico, comincio ad accorgermi adesso presentandolo. E poi perché un libro che a me, come dire, ha avuto il potere di condurre in un altro ruolo dell'anima. Quindi forse anche questa capacità, a chi può avere la capacità di leggere, di essere portato in un altro ruolo di se stesso. No? Può essere definito un libro erotico? Sì, sicuramente. Sicuramente nel senso che non credo di aver risparmiato, no? I particolari dell'erotismo, cioè della comunicazione dell'erotismo. Certo, è un erotismo che nulla ha a che fare con la, come dire, con la sessualità, è un erotismo sicuramente metafisico, cioè l'erotismo che consente l'incontro, seppure spesso, come ho scritto, l'incontro di Nina con questa parte maschile si risolve in guasti per lo più, è vero. Però nel momento in cui comunicano, questo maschile e femminile si mette in contatto e si mette in contatto attraverso l'erotismo, quindi attraverso la carne e quindi attraverso la poesia. Singolare questa definizione di dilli guasti, questa marcescenza. E la marcescenza è dovuta, l'ho detto nella prefazione, è dovuta al fatto che la parola della donna nel romanzo non salvifica la relazione e quindi l'idilio diventa guasto. Io credo a questa cosa, cioè che noi donne, cioè le proprie qualità che possiamo avere, abbiamo il compito di rendere fertili le cose, e che la parola femminile, quando ovviamente, ma anche quella semplice, no? È una parola che mette in moto il meccanismo della creazione, anche di piccole creazioni, un discorso necessariamente colto, non necessariamente denato. Nina nel romanzo priva gli uomini della propria parola, e quindi i rapporti sono destinati al fallimento. Quindi c'è una grande empatia, un grande incontro, almeno dal punto di vista della narrazione, ma un incontro che non evolve. Siamo fuori dal tempo delle parole e quindi accade questo. Quindi c'è un'impossibilità dell'evoluzione, l'incontro collassa e quindi c'è la marcescenza. No, non so se collassa, può darsi anche che non collassi, può darsi che semplicemente era quello.
non deve collassare per forza, secondo me è una cosa per non essere, può collare un po', può essere una storia, basta, piuttosto una traiettoria, non c'è niente che, come dire, ferma l'evento, e quindi procede, semplicemente. Una cosa mi ha colpito immediatamente nello scrivere di Centa, ed è la qualità del suo inchiostro. E parlando di inchiostro, quindi proprio di materia prima della scrittura, non tanto la locuzione, poi la costruzione poetica, quanto proprio l'inchiostro, cioè la parte più intima, più profonda della scrittura. E questo mi fa parlare della purezza. E la relazione di Nina con la purezza. La relazione di Nina con la purezza è molto intima, perché è una donna, dicevo, l'abbiamo letto, è una penetrazione che porta al battesimo se stessa, e quindi compie quotidianamente un'operazione di catarsi. Entra nel mondo, ma il mondo non la raggiunge, cioè ha un continuo esercizio di purezza pur attraversando il mondo carnalmente. Quindi secondo me questa forse potrebbe essere una chiave di lettura del personaggio, no? Questo, poi io lo dico, era sola Nina, no? Sembra che abbia attraversato non si sa cosa, diciamo, quanti uomini, ma perché, no? Perché lì è l'intrigo. Però in effetti Nina è una donna che esercita la purezza. Perché esercita la poesia? C'è tanta poesia in questo libro, tantissima. Ogni verso, si può dire che è un libro di versi, perché ogni frase, ogni locuzione cattura il lettore. Sì, Bart, no? Cioè, nella cosa, Bart lo dice, io sono d'accordo con lui, Bart dice la carne non è oscena, ci vuole solo molta poesia per raccontarla. Ecco, questo è il modo in cui io ho voluto narrare questa donna, così assolutamente sul filo del rasoio, sfuggendo all'inganno di farne proprio una descrizione, anzi ho cercato proprio di raccontarla come se di lei si potesse vedere un'ombra, quindi è stato intrigante sotto questo aspetto anche per me letterariamente, è difficile anche, è difficile, però ecco, spero anche tuttavia di essere riuscita a raccontare anche il mondo maschile, perché no? A volte si racconta al contrario, si parla del femminile, però guardando il maschile o viceversa, no? Non necessariamente bisogna, come dire, incappare nella pedanteria del racconto. No, allora, un libro femminile, ma probabilmente anche un libro molto maschile. Non soltanto perché il personaggio ha questa personalità sfuggente, ma al tempo stesso invadente. No, Nina è tutto, io lo scrivo, no? Cerchi di raggiungerla ma ti sfugge, pensi di averla dominata, nello stesso momento in cui la domini lei ti tradisce, quindi è vero che ha le qualità della femminilità, no? Però io spero di essere riuscita anche a raccontare della storia di questi uomini che incontrano Nina. Cioè, in fondo uno spaccato anche sul maschile. È una fortuna incontrare Nina. No, è una iattura. Allora, per lo scrittore è una iattura. Io infatti tremo all'idea che lei si possa ripresentare. È un terribile. Cioè, per me è stato terribile nel senso che ogni volta è impegnativo. Infatti l'altro romanzo che ho scritto dopo questo, ho scritto un romanzo assolutamente maschile, molto più canonico, molto più... credo che, insomma, per scrivere un romanzo così bisogna stare per molto tempo senza pelle addosso. Uno scrittore non credo che si risparmi, insomma, in questo tipo di scrittura. Quindi è una fortuna. Io accetto, lei
ripeto, un personaggio femminile che mi ha fatto scrivere un bel racconto epistolare una volta, quindi la sua tempra la conosco. E la prossima volta vediamo, non è detto che io le apro la porta. Scrivere. Questa volta sono stata fatta in maniera più innocente, non avevo memoria, non lo so. L'hai presa sotto gamba. La prossima volta non so se ne apro la porta, sinceramente. Va bene. Possiamo concludere qui? Come vuoi. Cetta Brancato, mai stato al mondo. I romanzi d'autore, edizioni Neomedia Italia. Ve lo consiglio, tanta tanta poesia. Abbiamo bisogno di poesia. E poi è anche una poesia in attesa, perché ogni verso custodisce davvero dei tesori poetici, delle intenzioni forti, un sapore forte, è scritto con un inchiostro forte e con sapienza. È una lettura che vi consiglio, anche perché poi è una lettura che si può fare piano piano, a piccole dosi, perché è talmente intensa, è molto siciliana come dimensione, questi dolci, questi sapori forti, intensi, c'è tanta Sicilia e c'è tanta resistenza, Ho cercato di evitare. C'è tanta resistenza. No, può darsi che comunque questa cosa sia uscita, insomma, il suo patrimonio personale. Tu che dici, Carmelo? Si sembra molto siciliano questo mio romanzo. Sempre molto siciliano si intende con i caratteri tipici il barco in testa. No, è siciliano, ma proprio perché siciliano secondo me è europeo, perché noi siciliani abbiamo una musa complessa che ha echi che provengono dall'antica Grecia e che ha i sogni grandi che hanno popolato il mondo a contatti con mille continenti e regioni. È una musa molto complessa, molto articolata, sì. Polifonica, però è originale perché io condivido quello che è stato detto. È una parola musicale quella di Cetta, per cui i suoi righi sono anche versi per certi aspetti e quindi è un libro che va letto su più registri, non solo per quello che dice, ma per come lo dice, per cui c'è un significato letterale e un significato dell'evocazione che le parole come contenuto, ma anche come suono, suggeriscono. Per cui è anche un libro musicale che ha la sua sonorità, che risuona dentro quelli che leggono. Quello che volevo chiedere a Cetta è se questa Nina te la sei sentita dentro anche o come demone che vuoi fare da te o come aspirazione a qualcosa che ancora non hai, come contiguità invasiva di un alter ego da cui ti senti attratto e infastidita o che cos'altro? No, sicuramente lo dico anche nella prevenzione, Nina viene da lontano, quindi è un demone che io evidentemente mi porto dentro, che ho già raccontato, ed è sicuramente una mia parte femminile che irrompe e chiede di essere raccontata. Durante la scrittura di questo romanzo la cosa più importante è che sicuramente c'è stato un gioco di specchi fra me e questo personaggio. Significativo, nel senso che non so spiegarlo, ma mi sembrava di seguirla lì dove andava, cioè avevo dei momenti in cui non capivo via via durante la stesura del romanzo quanto lei fosse me o quanto io fossi lei come dimensione dell'anima. Non lo so, adesso veramente poi ho dovuto ovviamente abbandonarla, no? Come si abbandonano i personaggi. Non so se si ripresenterà con questo tipo, quindi se la mia parte femminile avrà uno sviluppo tale da richiedere un altro intervento così forte. Sono certa che la scrittura di questo romanzo mi ha portato in un altro posto. Quando ho finito
ero un altro passo della mia anima, e io in questo sono molto grata a questo personaggio, perché pochi hanno avuto questa capacità di farmi viaggiare così a lungo e di spostare completamente la mia concezione della vita. Come quando si legge un grande autore, no? Solo i grandi autori hanno questa capacità di farci viaggiare, di portarci in un altro luogo, no? In un altro punto di vista. Ecco, la scrittura di questo romanzo per me è stato questo. Sono in un altro posto, sicuramente. Non so da lì quale altro panorama femminile potrò ancora guardare. Ed è un viaggio che dobbiamo fare pure noi, leggendo i libri. Scelta Brancato, mai stato al mondo. Grazie. Un altro breve annuncio. Franco, alzati. Un nostro amico. Dici cosa farai? Allora, grazie. No, io mi inserisco in quest'ambito di musica e poesia annunciandovi, anzi invitandovi, fra pochi giorni, giovedì 15, al Teatro Quirino, terrò la prima, qui ho già tenuto due anteprime bellissime per la verità, ma al Quirino terrò la prima di un lungo viaggio. Dante si identifica in Ulisse, infatti è un lungo viaggio che farò con Dante in un grande progetto che si chiama Dante, il gran teatro dell'eternità, e consiste appunto in tre libri che scriverò, uno l'ho già scritto, una serie di recite di tutti i canti della commedia, quindi la commedia nella saggistica, la commedia a teatro e infine anche la commedia nella comunicazione, che è quella che stiamo facendo anche un po' in questo momento, che abbiamo già fatto, e spiegherò praticamente quali sono appunto quali sono le tappe di tutto questo lungo viaggio che mi terrà impegnato da qui, da quest'anno che è il 750° anniversario della nascita di Dante, fino al 2021 che sarà il 7° centenario della morte. Qualcuno mi ha detto che è un'assicurazione sulla vita che mi sono preso. E quindi, vi ripeto, insomma, credo che qui molti di voi siano interessati, insomma. Dante si identifica, ripeto, con Ulisse, che abbiamo appena sentito in qualche maniera, quindi siete tutti invitati a nome mio, se vi interessa, insomma, al Teatro Quirino fra tre giorni, credo che valga la pena, perché tra l'altro in quest'anno si sente parlare tantissimo di Pasolini, autore che io ho fatto molto per Pasolini, sia nei libri che nel teatro, e anche su Leopardi, però su Dante in realtà non ci sono state manifestazioni artistiche al di là dello show, del divertentissimo show di Benigni, però io dico Dante deve pure andare avanti, credete a me, la commedia è il più grande libro dell'Occidente, solo Shakespeare tiene testa a Dante e viceversa, e credo che vada totalmente ripensata. Beh, io vi invito. Grazie. Adesso per davvero possiamo andare a parlare, ci aspetta la cerimonia, il prosecchino, come di consueto. Grazie. Sì, no, prima. Thank you.
Hai visto Giovanni?